Grazie. Vorrei partire da un punto generale per poi rispondere brevemente ai dettagli tecnici sulla nostra discussione del modello di Blanchard sul fallimento delle previsioni in occasione dell'austerità del 2010-2012. Il punto generale è qual è l'idea che ci sta dietro questo libro, secondo me, che è il seguente. Noi nel primo capitolo diciamo chiaramente che esiste una teoria economica che è compatibile con l'avere espansioni e contrazioni fiscali che siano controcicliche, e nessuno di noi è contrario all'uso delle politiche anticicliche. Il problema che si osserva nei dati è che i governi hanno facilità a fare espansione fiscale, ma hanno molta difficoltà a fare la contrazione fiscale successiva quando l'economia riparte per poter ristabilizzare la finanza pubblica. Il risultato di questo è che si ha un trend nel debito. Ora, avere un livello del debito con fluttuazioni attorno a questo livello è perfettamente compatibile con la buona teoria. Avere un trend positivo per livelli di debito alti non è compatibile con nessuna teoria macro, come discusso recentemente da un bel articolo di Pierre Jared. Pierre Jared dice: questo, siccome lo osserviamo, cerchiamoci una spiegazione, e la politica economica ci viene incontro, perché questi alti livelli di debito possono essere spiegati con la presenza di governi irresponsabili. Ora, questo apre un dibattito che va ben oltre il libro, ma il libro si chiede: siccome abbiamo avuto livelli di debito che sono andati fuori controllo per la presenza di governi irresponsabili nel passato, le economie sono soggette a una malattia, la cura è l'austerità. E quello che noi facciamo è raccogliere tutti i dati possibili su come questa cura è stata implementata per vedere qual è il modo migliore di implementare questa cura. E i risultati sono quelli che hanno già discusso Alberto e Francesco. È il messaggio principale del libro, che ci sono vari modi di fare la cura, alcuni sono meno dannosi di altri. Mi permetto di aggiungere un dettaglio che però è importante. Noi abbiamo analizzato 170 piani, in realtà siamo vicini ai 200, ma poi li abbiamo classificati con precisione 170. Di questi 170, 70 sono basati sulle tasse, 100 sono basati sulla spesa. Nei 70 piani basati sulle tasse non è mai avvenuta un'espansione dell'economia a seguito dell'austerità. Quindi l'austerità espansiva, se fatta con le tasse, non esiste. Se fatta con la spesa c'è qualche caso, ma sono pochi, per cui una decina su 100, forse 15. Il messaggio principale del libro è quello di spostare il dibattito tra coloro che sono convinti dell'austerità espansiva e coloro che invece sono convinti nei danni dell'austerità, nel chiedersi qual è la maniera migliore di fare l'austerità. E i dati qui sono molto informativi. L'altra cosa che abbiamo cercato di fare è analizzare i dati senza avere troppe guide teoriche su qual è il modello da imporre sui dati, in maniera tale da avere dei risultati che poi possono essere usati per costruire modelli rilevanti per fare la politica economica. Ora, avere tanti dati è importante, e dopo che noi abbiamo lavorato sul raccogliere i piani, è uscito questo lavoro di Blanchard de Ligue, e io mi sono detto: ma potremmo usare questo come un esempietto di quanto sia pericoloso fare inferenza su queste questioni usando pochi dati. E sono un po' stupito del fatto che Emiliano ritenga la nostra discussione di Blanchard de Ligue uno dei contributi più importanti del libro. In realtà era proprio l'idea di dire: noi lavoriamo su tanti dati, guardate com'è difficile lavorare su pochi dati. Perché è difficile lavorare su pochi dati? E qui, in due minuti, spero di darvi l'idea. Blanchard de Ligue, che incidentalmente vengono incontro ai risultati che otteniamo noi, perché
Una delle cose che non sono state dette, che forse vale la pena di dire, è che i moltiplicatori che abbiamo noi, per quanto riguarda l'effetto di un aumento delle imposte, sono molto più elevati di quelli che erano in tutti i modelli che sono stati utilizzati per implementare le politiche di austerità post-crisi. E quindi i risultati di Blanchard e League sono perfettamente in sintonia con quelli che noi riportiamo nel libro, perché i risultati di Blanchard e League dicono che un moltiplicatore di 0,5 e 0,6 è molto sottostimato. Noi, per quanto riguarda la spesa, abbiamo le tasse, abbiamo un moltiplicatore pari a 2, quindi siamo in una situazione in cui i risultati di Blanchard e League potrebbero essere a nostro favore. Nel nostro lavoro, diciamo, stiamo attenti, perché Blanchard e League quello che fanno è una cosa molto semplice: prendono l'errore di previsione nella crescita e lo proiettano sulla politica fiscale annunciata. Dicono: questo errore, se i modelli avessero previsto chiaramente gli effetti della politica fiscale, la politica fiscale annunciata non dovrebbe avere alcun effetto sull'errore di previsione della crescita. Loro trovano un effetto significativo usando, come vi dicevo, una cross section di 26 paesi tra il 2010 e il 2012. Ora, qual è il problema? Il problema è che quando si proietta una variabile su un'altra, la variabile che viene usata per spiegare raccoglie tutto l'effetto delle variabili omesse. E questo è quello che succede in questo caso. Quindi una potenziale spiegazione di questa significatività è la seguente. Succede la crisi greca. La crisi greca crea una salita dei tassi di interesse per il contagio sul costo di finanziamento del debito. E quindi vero è, come diceva Emiliano, che in generale un aumento dei tassi di interesse può essere endogeno alla crescita, ma in questo caso particolare abbiamo un aumento dei tassi di interesse generalizzato causato da una specie di esperimento naturale, cioè l'annuncio delle autorità greche che il governo che li ha preceduti non aveva un deficit del 1,3% del PIL, ma del 13% del PIL. Questo è un classico esperimento naturale in cui tutti i tassi partono, ma non per situazioni di crescita, per contagio dalla crisi greca. A questo punto, quali sono i governi che hanno fatto più austerità? Sono quelli che erano più preoccupati delle finanze pubbliche. Quali erano quelli che erano più preoccupati delle finanze pubbliche? Quelli che avevano una situazione più sbilanciata. E cosa è successo a quelli che avevano una situazione più sbilanciata? Furono più esposti allo shock greco. E quindi la conclusione è che è possibile avanzare un'interpretazione dei risultati di Blanchard, perché basati su pochi dati, che i risultati che loro ottengono non parlano dell'effetto della politica fiscale sulla crescita, ma parlano dell'effetto del rialzo dei tassi di interesse sulla crescita, in un mondo in cui peraltro l'importanza del sistema bancario sulla crescita era sottostimata e non inclusa nei modelli base. Bene, grazie professore.